tutti amici Tano TV per voi. Allora, eccomi ancora qua, pronto per stare in vostra compagnia. Adesso invece parleremo di Zengavò. Andrea deve ripartire per Milano, ma all'aeroporto ci sono stati dei problemi. Invece Rosalinda, sempre molto stanca ma molto felice, perché ormai si sta avvicinando il giorno del grande debutto in tale quale show. Adesso vi faccio vedere proprio quello che è successo. Sto già ritirando il bagaglio. Peccato che non sono proprio partito, però dettagli. Aggiornamento: c'era un volo alle 2.50 con Ryanair, ma non lo fanno acquistare né su internet né al desk perché è in overbooking. Ce n'è uno alle 6 e praticamente ti dicono: tu acquistalo, però è probabile che sei in overbooking, quindi resti fuori e non c'è neanche rimborso. Questa è la situazione, ma credo che sia capitato un po' a tutti, almeno da quello che ho visto io. E speriamo bene, anche perché domani devo andare a Roma, check-in a Milano. Speriamo di risolvere. E allora, adesso cambiamo pagina e parliamo del grande fratello VIP. E già ci sono delle storie. Cioè, questa volta si parla di Marco Bellavia, che ha capito che è in nomination e ha pianto tutta una notte. Ma Gegia è stata vicino e ha cercato di confortarlo. E lui invece ha cercato di sminuire la cosa dicendo altre cose. Adesso vediamo quello che è successo. Novità nella casa del grande fratello VIP. Alcuni vipponi si mostrano preoccupati per il disagio che Marco Bellavia sta vivendo all'interno della casa. Ha pianto tutta la notte, esordisce in cucina Giovanni parlando di Marco. Caduto in preda allo sconforto da quando ha scoperto di essere in nomination. Bellavia ha versato delle lacrime la mattina in corridoio e il suo malessere non è passato inosservato. Alcuni vipponi vorrebbero aiutarlo, in particolare Luca empatizza con Marco e si mostra dispiaciuto per la sua condizione. La responsabilità ricade principalmente su Gegia, con cui Bellavia condivide il letto. Ma la donna, pur riconoscendo le difficoltà di Marco, non si sente in grado di affrontare la situazione da sola. Più tardi, in cucina arriva Marco e Gegia prova a tirarlo su di morale. Non devi piangere, devi dimostrare qui dentro che te ne freghi di tutto e tutti. Bene, siamo arrivati alla fine del video, amici miei. Noi ci vediamo molto presto da Tano TV.